Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi, finalmente dopo tanto tempo, trovo il tempo, scusate il gioco di parole, di fare il video di My Little Shite. Si tratta ovviamente di un gioco per bambini, ispirato al fratello maggiore, o chiamiamolo padre, Shite, ambientato in un mondo ovviamente più puccettoso e adatto appunto ai bambini. Andiamo subito a vedere il setup. Un momento, mi sono dimenticato di dirvi che in descrizione vi lascio un link con un'ottima recensione ad opera dei miei amici del Topo di Ludoteca. Ora possiamo andare avanti. Per prima cosa, ogni giocatore ottiene una plancia, una carta incantesimo e una carta personalità da tenere segrete, e poi tutti i componenti del colore del regno animale che il giocatore ha scelto. Un gettone campo base, un segnalino amicizia, un segnalino torta, un segnalino azione, quattro segnalini trofeo e due miniature cercatore. I segnalini trofeo vengono posizionati sugli appositi spazi sulla plancia, mentre il segnalino azione viene tenuto da parte pronto per essere utilizzato. Il segnalino amicizia e il segnalino torta vengono invece posizionati sul numero 3 del relativo tracciato. Viene poi preso il tassello che va a indicare dove vengono posizionati i vari campi base sulla mappa e io faccio così, viene ruotato casualmente. In due giocatori verranno utilizzati questi due spazi, in tre questi, in quattro questi, in cinque questi e in sei ovviamente tutti. Il tassello indica anche quali saranno le risorse iniziali che verranno posizionate sulla mappa in base al campo base presenti. Ipotizzando quindi una partita per tre giocatori, i componenti verranno posizionati in questo modo. Ecco fatto. Vengono poi mescolate e posizionate sul tabellone le carte incantesimo, le carte missione e le tessere potenziamento. Invece i dadi, i segnalini missione, le mele e le gemme magiche vengono tenute da parte a portata di mano in modo che siano raggiungibili da tutti. Infine ogni giocatore posiziona i propri cercatori sul proprio gettone campo base. Quindi si estrae a sorte il primo giocatore e poi si è pronti per cominciare. Partendo dal primo e poi andando in senso orario, tutti i giocatori a loro turno svolgono un'azione. Per fare ciò prendono il segnalino azione e lo pongono su uno dei sei cerchi grigi presenti sulla propria plancia. Durante il primo turno ovviamente potranno scegliere quello che vogliono e poi fare l'azione relativa. Dal turno successivo in poi però saranno obbligati a cambiare e scegliere quindi uno dei cinque cerchi grigi che non sono stati scelti nel turno precedente. Possono quindi cambiare il tipo di azione oppure utilizzare la stessa ma comunque cambiando cerchio. Se durante il turno decidiamo di muoverci, piazzeremo qui il nostro segnalino azione e poi dobbiamo prendere i nostri esploratori e muoverli in questa maniera. Uno o due spazi se l'esploratore non trasporta alcuna risorsa. Soltanto invece uno spazio se l'esploratore ha almeno una risorsa con sé. I portali invece sono uno spazio particolare presente sulla plancia. Ce ne sono sette, infatti anche il castello centrale è considerato un portale e per spostarsi da uno all'altro basta utilizzare un movimento come se fossero adiacenti. Per poter invece entrare nel castello di Evrefree sia tramite portale che tramite movimento normale bisogna effettuare obbligatoriamente una consegna. Per effettuare una consegna bisogna che il cercatore si muova all'interno del castello con esattamente 4 mele o 4 gemme magiche. Le risorse consegnate vengono ovviamente scartate, ma fare una consegna ci permette di ottenere un trofeo. Ciò significa prendere un segnalino trofeo dalla nostra plancia e posizionarlo in corrispondenza dello spazio trofeo relativo alla consegna che abbiamo fatto, in questo caso appunto 4 mele. Non sarà più possibile in futuro completare questa missione, per poter fare un'altra consegna dovremo obbligatoriamente, in questo caso, portare 4 gemme magiche al castello. Una volta effettuata la consegna con successo, il cercatore viene teletrasportato immediatamente al campo base del giocatore. Come indicato dal campo base, quando ci si arriva sopra si viene immediatamente ringiovaniti. Ciò significa ottenere a scelta o due torte, aumentando quindi il valore di torte sul segnapunti relativo, oppure pescare una carta incantesimo. In aggiunta si prende il segnalino azione dalla propria plancia e lo si toglie in modo da poter fare qualsiasi azione il turno successivo. Quando invece un giocatore muore
muovendo il proprio cercatore finisce in una zona contenente il cercatore di un avversario, è obbligato a fermarsi e avviene immediatamente una battaglia di torte. Innanzitutto il giocatore che è entrato nello spazio e quindi attaccante perde immediatamente un punto amicizia. Bisogna stare attenti a non scendere troppo coi punti amicizia perché, come indicato qui, quando se ne ha meno di 3 non è possibile ottenere trofei. Ogni giocatore ottiene poi un disco battaglia da utilizzare appunto durante la battaglia delle torte in faccia. Su questo disco, in prossimità della freccia, viene indicato un numero girandolo. Questo numero non può essere superiore al numero di torte possedute, perché è effettivamente il numero di torte che utilizzeremo per poter attaccare l'avversario. Per ogni cercatore coinvolto nella battaglia, ogni giocatore può anche aggiungere una carta incantesimo all'attacco che effettuerà. Questo aumenterà del numero indicato le torte lanciate senza però utilizzarle. A questo punto i giocatori rivelano entrambi il proprio disco battaglia. Il giocatore che ha il punteggio più alto è il vincitore. Qui abbiamo ad esempio un 5 giocato dal difensore e un 4 dall'attaccante. In caso di pareggio vince l'attaccante. Il vincitore della battaglia, sia esso l'attaccante o il difensore, ottiene un trofeo e lo posiziona sull'apposito spazio dove appunto è segnata la battaglia di torte. Il giocatore sconfitto riporta il proprio cercatore sul proprio campo base, lasciando eventuali risorse sullo spazio su cui si trovava. Le carte incantesimo di entrambi vengono scartate e le torte vengono scalate dal totale in base a quanto indicato sul disco. Infine il giocatore che ha perso viene ringiovanito, come abbiamo visto poco fa. Se un cercatore dopo aver terminato il movimento finisce su una zona che contiene un segnalino missione, si rimuove quel segnalino e si pesca una carta missione. Tutte le carte missione contengono 3 opzioni e la scelta spetta a chi ha pescato la carta. Se sceglie una delle 2 opzioni colorate, prenderà la carta, la metterà vicino alla propria plancia e questa concorrerà per poter ottenere un trofeo. Quando infatti riuscirà a ottenerne 2, potrà piazzare un segnalino trofeo sull'apposito spazio. Se invece sceglie l'opzione no grazie, ottiene comunque quanto indicato, ma la carta viene scartata mettendola sotto al mazzo. Vediamo ora l'azione cercare. In base a dove viene posizionato il segnalino azione, si tireranno i dadi elencati di fianco all'azione stessa. I dadi vengono quindi lanciati e poi verranno posizionate sul tabellone le relative risorse e segnalini missione. Vediamo ora con che criterio possiamo posizionare i risultati usciti. I segnalini gemma e mela possono essere posizionati ovunque sulla zona indicata dal colore uscito dal dado. La gemma bianca quindi significa che dovremo posizionarla obbligatoriamente su uno spazio della zona bianca. Possiamo posizionarla su uno spazio vuoto, nel qual caso non accade niente di particolare. Possiamo eventualmente piazzarla su uno spazio che contiene un nostro cercatore, nel caso ci fosse, e anche in quel caso non accade niente se non ottenere gratuitamente una gemma. Se invece decidiamo di piazzarla su uno spazio contenente il cercatore di un avversario, otteniamo un segnalino amicizia. Le regole per le mele sono identiche. Per quanto invece riguarda il segnalino missione, bisogna obbligatoriamente metterlo su uno spazio vuoto, in questo modo. Da notare che i portali non sono considerati parte di regione, per cui non si possono posizionare le risorse là, e nel raro caso in cui finisca la risorsa di un tipo, allora non si può posizionare sul tabellone. Vediamo ora invece cosa significa produrre. Posizionando qui il nostro segnalino azione, potremo spendere 2 mele, togliendoli dagli spazi che contengono i nostri cercatori, potremo aumentare di 2 il nostro totale di torte. Quando riusciremo a raggiungere o superare un totale di 8 torte, guadagneremo il relativo trofeo mettendolo sull'apposito spazio. Questo trofeo rimane acquisito anche se in futuro dovremo scendere sotto le 8 torte. Se quando produciamo invece andiamo su questo spazio grigio, al costo di 2 gemme prelevate da uno spazio che contiene un nostro cercatore, otterremo una carta incantesimo. Se durante uno dei nostri turni riusciremo a pescare la nostra terza carta magia, otterremo anche il relativo trofeo. Se durante la partita dovessimo giocare una delle carte, il trofeo rimarrà comunque ottenuto. Se invece quando produciamo posizioniamo il segnalino azione sull'ultimo cerchietto grigio, dovremo spendere una gemma e una mela per poter ottenere un potenziamento. Si decide quindi se vogliamo potenziare l'azione di movimento o di produzione pescando 3 tessere dal relativo mazzetto. Dopo averle guardate ne sceglieremo una da posizionare sopra l'azione che abbiamo deciso di potenziare e da questo momento in poi durante la partita la nostra azione appunto sarà migliorata in
base a quanto scritto sull'azione stessa. Le altre due tessere invece vengono posizionate sotto al relativo mazzetto. Se con questa azione si va a potenziare la produzione, il segnalino azione viene semplicemente messo sopra al segnalino grigio su cui si trovava. Se come in questo caso siamo riusciti a potenziare entrambe le azioni, otteniamo un trofeo da posizionare sull'apposito spazio. Come avete visto, durante la partita si possono ottenere i trofei e lo scopo del gioco è proprio quello, terminare tutti i trofei che si hanno sulla propria plancia. Bisogna però tenere presente altre due o tre cosette. Innanzitutto si può ottenere solo un trofeo per turno, quindi se nello stesso turno dovessimo riuscire a guadagnare punti amicizia sufficienti per ottenere un trofeo e anche fare una consegna, uno dei due trofei non verrà assegnato. Come ho detto prima, ricordo, se si hanno troppi pochi punti amicizia non si può ottenere alcun trofeo. E poi le carte personalità distribuite a inizio partita possono invece aiutarci a ottenere dei trofei quando non ne avremo diritto. Quando un giocatore riesce a ottenere il suo quarto trofeo, si entra nel gran finale della partita. Continuando in ordine di turno, qualsiasi giocatore senza quattro trofei gioca un turno finale, tenendo conto che tutti quelli che giocano questo turno finale non hanno più il limite di un trofeo per turno. Una volta che tutti i turni finali sono finiti, il giocatore che è riuscito a ottenere quattro trofei è proclamato vincitore. Se dopo il gran finale si hanno più giocatori con quattro trofei piazzati, allora si va allo spareggio. Si guarda nell'ordine chi ha più punti amicizia, chi possiede più mele e gemme sulla plancia e in caso di ulteriore parità la vittoria è condivisa. Io con due figli, uno di 10 e uno di 6 anni, riesco a giocare molto spesso questo gioco. Le meccaniche, benché siano abbastanza da assimilare, sono piuttosto semplici. Infatti mio figlio di 6 anni ce la fa tranquillamente a giocare senza alcun aiuto. È molto bello anche il clima che si instaura durante la partita, perché si passa da una battaglia senza pietà a torta in faccia ad un momento in cui invece si regalano le risorse che escono dai dadi per ottenere punti amicizia. La durata invece è molto contenuta, tant'è che un giorno mio figlio mi ha detto: ci abbiamo messo di più a mettere via e a preparare che a fare la partita in sé. Questo magari potrebbe essere un difetto che però sinceramente non mi pesa, perché normalmente questi tipi di giochi li metto via e li preparo assieme ai miei figli. Grazie per avermi visto fino a qui. Come al solito, se avete dubbi, domande o commenti potete scrivermi e vedrò di rispondere il prima possibile. Ora vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!